Un viaggio indietro nel tempo, nella storia castellammarese dell'Ottocento, è la nuova pubblicazione di Francesco Bianco, già autore di precedenti opere storiografiche riguardanti il territorio. Francesco Bianco ha presentato infatti al castello arabo normanno di Castellammare del Golfo il suo nuovo libro, un saggio storico intitolato 101-101. La pubblicazione è patrocinata dal comune di Castellammare del Golfo e da Sicilia Antica. E con queste parole che Francesco Bianco descrive il suo lavoro di ricerca, I casi nascosti di Castellammare, una passeggiata nella storia del nostro Ottocento tra tante verità nascoste, dalla strage dei Cutrara alla piccola Angela Romano e alle vittime innocenti della repressione dei soldati del Re d'Italia. Un quadro fosco e torbido di morti taciute, prosegue Bianco, di retroscena scomodi che potevano e forse ancora possono dare fastidio in quella Sicilia che si appresta a diventare Italia, conclude l'autore. Ascoltiamolo. «101, 101, i casi nascosti di Castellammare», una nuova pubblicazione di Francesco Bianco con il patrocinio del comune di Castellammare del Golfo. Francesco Bianco è uno studioso locale che comunque è appassionato non soltanto delle tematiche storiche e storiografiche di questo territorio, di Castellammare del Golfo, anche di Alcamo, Leone Alcamese, giusto? Comunque ha molto a cuore le tematiche storiche, soprattutto di Castellammare del Golfo, come è stato testimoniato da altre sue recenti pubblicazioni. Questa è la terza su un tema specifico che lei stesso ci può descrivere, un tema che riguarda la situazione del Castellammare del Golfo del 1862. Ecco, cosa accadde nel gennaio del 1862, perché è di questo che si tratta in questo volume. Nel gennaio del 1862, il primo di gennaio, il giorno di Capodanno, avviene una terribile sommossa popolare, fomentata da una delle due fazioni dominanti dell'epoca. Chiamiamola la fazione dei filoborbonici, altrimenti detti Surci, contro quella dei Cuciare, i liberali. Per Cuciare si intende coloro che avevano la cucia, la coperta, ovvero coloro che si erano accaparrati il potere e le risorse della Chiesa, che, erano state, che venivano vendute all'asta in quegli anni, e le risorse demaniali, anche se vendute all'asta. Una delle due fazioni, sfruttando il malcontento popolare anche per la leva obbligatoria, strumentalizza e organizza questa sommossa. È una sommossa terribile che per 2 giorni metterà a ferro e fuoco il paese, con almeno 25 morti accertati, con gli eccidi. Il giorno 3, per sedare la repressione, arriva una nave militare, la Monzambano, da cui sbarca una compagnia di carabinieri guidata dal capitano Carlo Mazzetti, ma vengono respinti, muore il capitano Mazzetti e altri 7 bersaglieri, perché i rivoltosi avevano preso i 2 cannoni posti proprio qua dove stiamo facendo questa intervista, sul torrione del castello, li avevano portati alla marina e con questi 2 cannoni respingono lo sbarco dei bersaglieri. Allora in soccorso arriva la nave e la cannoniera Ardito, si ingaggia una battaglia nella marina di Castellammare. Questo è un inedito di cui ho avuto le prove documentali di recente in un libro pubblicato nel 1862 a Livorno. E i rivoltosi sono costretti a fuggire. In questo momento scatta pure la repressione. La repressione che colpisce soprattutto vittime innocenti. Page Benedetto Palermo Pilara, che viene fucilato ai 4 canti di Castellammare dai bersaglieri, altre 7 persone innocenti, tra cui la famosa bambina Angela Romano, di 8 anni, che è diventata un simbolo a livello nazionale grazie alla collaborazione che ho avuto dallo storico Antonio Ciano. Ora questa bambina ha 4 vie intestate in Italia: Gaeta, Castellammare, comune di Longobardi e Lamezia Terme, proprio un mese fa, dove hanno tolto la via Generale Cialdini per intestarla ad Angela Romano. Che cosa l'ha spinta ad interessarsi così appassionatamente per queste tematiche? Beh, un amore per la storia locale e per le cosiddette verità nascoste,
quella storia che sui banchi di scuola non troviamo. E dico, noi abbiamo l'obbligo morale di aprire il ripostiglio della storia, quel ripostiglio dove qualcuno deliberatamente è andato a nascondere determinate verità, perché se non lo apriamo e non tiriamo fuori queste verità, i morti di quei giorni saranno morti due volte. E non è vero, so che quello che sto per dire gli storici lo considerano un'eresia, non è vero che non possiamo cambiare la storia, basta riscriverla. Perché bisogna vedere quale storia hanno scritto. Lei è un ex funzionario bancario, sì. E con lobby appunto degli studi, sì, storiografici, no? Sì. Quindi sì. Mi sono potuto dedicare solo da recente. Sta effettuando altri studi, non soltanto su questa specifica tematica Castellammarese, sì, no, che poi riguarda un po' tutto il territorio nazionale, sì, ci sì. pare. Ci sono altri studi, però sono alla ricerca di elementi, perché ci sono tante altre ipotesi. Ci vogliono prove documentali o prove testimoniali che si tramandano anche familiari, una su cui lavoro, ma non so se riuscirò a portare a termine e scoprire cosa si nasconde dietro la venuta di Garibaldi a Castellammare. Che quello è misteriosa, perché non era giustificata, mentre già i garibaldini da Palermo marciavano verso Messina, che coincide con lo sbarco di medici a Castellammare. In questo libro si parla di brigantaggio e anche di mafia. Ecco. Brigantaggio qua viene soltanto accennato, sul brigantaggio ne ho fatto uno specifico, che è quello su Turriciano, briganto partigiano, che è una storia collaterale che nasce nei giorni della sommossa, che Turriciano con la sua banda di renitenti alla leva obbligatoria terrà in scacco per 8 anni su queste montagne le forze dell'ordine. Saranno 8 anni di guerra. Poi il titolo di questo libro, che magari può incuriosire, 101, 101. Ecco, infatti, la prima domanda era proprio questa. Abbiamo fatto un excursus. Ecco. No, riguarda una frase che è una frase antica, che sta a significare uno più, uno meno, un morto più, un morto meno, non importa. Mm-hmm. Ma è una frase che mi è stata riferita da... che è stata pronunziata durante l'uccisione. È stata tramandata oralmente, lei ha questa è stata tramandata oralmente, però da una fonte familiare attendibile e diretta dal punto di vista genealogico. Viene pronunziata quando viene ucciso il capitano Antonino Barbaro, che era il comandante della squadra dei militi a cavallo, era di Alcamo, che la squadra dei militi a cavallo era una sorta di squadra mobile dell'epoca, del circondario di Alcamo, Castellammare e Calatafimi, che è il primo a intervenire durante la sommossa del 1 gennaio, e la sua squadra viene sopraffatta dai rivoltosi. E chi vediamo qui raffigurato nella copertina? Il personaggio raffigurato è parente, figlio, nipote di uno dei protagonisti, che era un maestro d'armi dell'epoca, gestiva una famosa scuola di scherma a Palermo, e così simbolicamente, dato che fatti d'armi ce ne sono parecchi in questa storia, mi è piaciuta questa foto, l'ho voluto autorizzare come copertina. Per finire, che risvolti può avere per la società siciliana, oltre che castellammarese, e anche italiana di oggi, il venire a ribaltare certe verità che finora erano consolidate e che lei stesso ha messo in discussione, appunto, cosa può cambiare per la società di oggi? Una consapevolezza, che non dobbiamo avere paura della storia, dobbiamo cercare di leggerle i fatti per quelli che erano, quindi una maggiore consapevolezza dei fatti passati ci fa capire meglio quello che accade oggi, quello che accade nella vita di tutti i giorni. In questo, nell'epilogo di questa sommossa, di questa repressione, l'epilogo poi qual è? Alla fine abbiamo una sorta di pax tra le due fazioni, che è una convivenza tra ambienti delinquenziali e Stato dell'epoca, del 1860-62 e degli anni a seguire. Poi tutto finirà con assoluzioni, prescrizioni, inizialmente condanne a morte, ma poi saranno tutti assolti i protagonisti dell'una e dell'altra fazione, con un trasversalismo abbastanza noto anche di questi tempi.